siamo a Sanremo. Lui apre tutte le porte, specie quelle del Festival di Sanremo. Gianni Morandi con noi, benvenuto. Buongiorno Laura, come stai te? Io bene, tu non bene quanto te, perché la tua potenza, Gianni, è infinita, nel senso che sei sempre sorridente, carico. Qua ti stanno vedendo correre dappertutto. Tu veramente qua a Sanremo anche corri, non hai mollato niente? C'è una ciclabile stupenda proprio sul mare, fa bene alla salute, quindi ci vado. Tra l'altro ti sei incontrato anche con Emma, ho visto un video molto divertente. Sì. Però lei camminava veloce, non correva. Però so che corre anche lei, è una che fa sport, è una che si vuole. Poi fa bene, fa bene allo spirito, ma anche alla voce. Prendi lo iodio dal mare, dai. Tutto naturale, dai. Tutto naturale. Arriviamo a questa, apri tutte le porte, non vediamo l'ora di poterla sentire, non manca molto. Ce ne vuoi parlare? Ce la descrivi tu come è nata anche insieme a Lorenzo? Dai, adesso te ne faccio un pezzo. Dai. Non puoi, Gianni. Allora, è nata prima l'allegria, quest'estate, dopo un anno e mezzo di pandemia, io poi avevo avuto questo incidente che porta ancora le tracce nelle mie mani, e mi è arrivata questa canzone che è stata una specie di terapia, l'allegria, proprio mi ha ributtato dentro, sentivo la canzone alla radio, mi faceva bene all'umore ma anche alla salute. E così ho detto a Lorenzo, ma sai, pensiamo a un'altra canzone, anche se ce l'hai, è stata una bella esperienza, ripetiamola. E lui ha cominciato a pensarci, non gli veniva qualcosa di preciso, però questa canzone l'aveva preparata per se stesso, apre tutte le porte, voleva farla lui. E poi alla fine ha detto, ma sai, c'è questa qua che forse se ti piace te la faccio cantare, cioè se ti piace prendi. Poi parlando così, sai che sarebbe bello mandarla a Amadeus, dice, se ci prende ospiti a Sanremo, andiamo io e te, cantiamo due canzoni insieme. E invece da questo poi è venuto fuori, ma perché non la gara? Ma dai, che l'ospite passa e va, invece se sei in gara sei lì tutta la settimana, ti ributti nella mischia. E abbiamo mandato la canzone a Amadeus, Amadeus l'ha presa e siamo qua. E sei qua. Di nuovo, cioè il festival, tu ti ha visto tra l'altro in diverse vesti, nel senso che tu lo hai presentato il festival, non è proprio da tutti, perché di tanti altri che possono dire l'abbiamo vinto il festival, quest'anno ce ne sono di tuoi colleghi, e diversi se ci pensi, ma io ho presentato il Festival di Sanremo, non hai avuto un po' paura di rimetterti in gioco, di tornare faticoso, perché una settimana è lunga, cioè, le interviste sono tante, no? Era molto più faticoso condurlo, lì si lavorava 24 ore anche la notte, invece qui c'è una canzone da cantare, è molto più semplice. Però la tremarella adesso c'è, forse più quando sei in gara che quando fai l'ospite, oppure quando lo conduce. Insomma, parte la prima sera, i primi 10 minuti, ma poi è andato... Cioè, non avevo più la paura di entrare in scena, mentre in gara senti una tensione totalmente diversa. E quel palco lì ti mette veramente la preoccupazione, ti tremano le gambe, ti batte il cuore, le mani sudate prima di entrare in scena. È troppo importante il palco di Sanremo per essere così, per entrare in maniera disinvolta. È difficile entrarci in maniera disinvolta. Tra l'altro oggi entrerà in maniera disinvolta per primo. No, no, non lo so, perché è già stata fatta la scaletta. Qua noi sta girando... No, perché l'altra sera Metalli, quello di Rai 1, dopo che Amadeus aveva dato gli artisti della prima serata, ma li aveva dati in ordine casuale, e lui disse, aprirai tu il festival, sei il primo. E poi invece Amadeus ha detto, no, guarda che la scaletta non è ancora stata fatta. Quindi non lo so ancora, nemmeno in questo momento, se canterò per primo, per terzo, per quinto, per ultimo, non lo so. Siamo in 12 stasera. Quindi facciamo bene a smentire questa informazione che sta girando, direi, da ieri sera, fondamentalmente. No, non sono. Data quasi per certa. Allora,
Allora sai qualcosa più di me? No, io... è impossibile. No, se tu mi dici così, io sono sicura che questa è la verità. Ecco, quindi è giusta la smentita. Assolutamente. Amadeus stamattina diceva che non hanno ancora fatto la scaletta. Quindi aspettiamo. E quindi aspettiamo. E dovremo seguire tutta la sera per scoprire questa apre tutte le porte. Facciamo. Vabbè, non c'è mica solo la mia canzone, ce ne certo. sono tante da ascoltare. A voglia. Ce ne sono 25, quindi è un grandissimo piacere. Facciamo un salto insieme alla serata di venerdì, la serata sì. dei duetti. Non so se è una cosa quella del duetto che in generale, del duetto poi, delle cover, che sì. ti piace l'idea di poter portare dei brani che non fanno parte del tuo repertorio, una cosa che ti stimola, e come mai la scelta di quest'anno? Ma guarda, intanto... io vorrei fare una cosa un po' particolare, di quegli anni prendere due mie canzoni e due canzoni di Jovanotti. Questa sarebbe un po' l'idea delle cover. E farla insieme a Musti, che è un grande arrangiatore, che ha praticamente ha, come posso dire, anche rivoltato Apri tutte le porte, perché l'arrangiamento che ha fatto lui gli ha dato una versione diversa da come l'aveva proposta Lorenzo e Jovanotti. E quindi io penso di fare questa cosa, che è un ricordo di mie vecchie canzoni ed è un omaggio anche a Jovanotti. Quindi un po' ti do un'anteprima che forse non l'ho detta a nessuno ancora, però è così. Mamma mia, qua sono tutti con il fiato sospeso, perché come tutto, fiato troppe sospeso. Informazioni così in esclusiva, mi piace quando fai così. Vai, chiudiamo, perché poi ovviamente io ho un tempo limitato, anche se starei a chiacchierare, ma so che poi tornerai ai nostri microfoni, almeno da scaletta, io spero. Non ci sarà Clarissa, ma vediamo di avere una foto almeno per potertela ricordare, perché anche a noi ci manca sempre molto. Chiudo chiedendoti se stai sentendo comunque Lorenzo in queste ore, se ti ha detto qualcosa di particolare prima della performance, immagino di sì. Ah no, ci sentiamo quotidianamente, ci tiene molto anche lui, perché sai, essendo l'autore, cioè, cantautore Lorenzo Jovanotti, dirige l'orchestra Musti, canta Gianni Morandi, insomma non è, è una responsabilità anche per lui, quindi vuole che tutto sia... Mi chiede come vanno le prove, mi dà dei consigli, mi dice di giocare, di divertirmi, ma non è facile. Sanremo, cioè almeno la prima sera non sarà tanto facile, ci sarà un po' di tensione. Però ecco, lui cerca di tranquillizzarmi, mi dà dei consigli, mi dice di presentarmi in maniera elegante, di essere sereno. Poi mi dice anche delle cose che non ti posso dire. Eh beh, chiaro, certo, saranno le vostre confidenze, non vogliamo andare così tanto a fondo. Grazie mille Gianni per essere stato con noi così anche in maniera anticipata, perché pensa, ti avevano messo là in fondo, solo venerdì ci dovevamo vedere. No, poi abbiamo detto non è possibile. È la mia radio, Radio Bruno, ecco, scusa. Bravo, infatti. Nella mia terra, in Emilia siete la numero uno. E quindi non poteva essere che così. Grazie mille, quindi, grazie ancora. Ciao Gianni. Poi a Modena ci vediamo, dai. Ciao Gianni, grazie. Ciao, viva Radio Bruno.